cinnamon rolls, quelle buonissime girelle alla cannella tipiche del periodo natalizio. Oggi ne prepariamo una versione furba e velocissima con la pasta sfoglia. 3 ingredienti e i vostri cinnamon roll veloci sono pronti. Innanzitutto ho bisogno di un rotolo di pasta sfoglia, meglio se rettangolare. Apro il rotolo e vado a spennellare con un po' di burro. Questo mi aiuterà a far aderire meglio gli ingredienti di farcitura, se così possiamo dire. Volendo, se non volete utilizzare il burro, potete anche spennellare con l'acqua. Ed ora semplicemente cospargiamo con dello zucchero, semolato o di canna, a voi la scelta. E ovviamente cannella. Con la quale ovviamente dobbiamo abbondare. Ed ora non ci resta che arrotolare dal lato lungo. E voilà! Tagliamo le girelle, che poi rappresentano appunto i nostri cinnamon rolls. E disponiamo queste girelle su una teglia rivestita con carta forno. A piacere posso decidere di spennellare ancora con un pochino di burro. Ed ora in forno, statico preriscaldato a 200 gradi per 20 minuti circa. Ed ecco qui le bellissime girelle simil cinnamon rolls sono pronte. Quando sono ancora calde potete schiacciarle un pochino, perché ovviamente tenderanno a gonfiarsi, ad alzarsi giusto al centro. Poi le dispongo su una gratella in maniera tale che si raffreddano prima. E per renderle ancora più simili alle originali vado anche a decorarle con la glassa di zucchero. Ho messo quindi dello zucchero a velo in questa ciotolina, aggiungo poco acqua per creare la glassa. Eccola, densa come voglio io. Ed ora vado a decorare le girelle, posso cospargerla direttamente con un cucchiaio oppure vi posso aiutare con una sac à poche, come preferite. Con la sac à poche è chiaramente più semplice poiché avete un maggiore controllo di come distribuite la glassa. Ed ora noi vi renderò ancora più simili agli originali. Che aspettare che la glassa si asciughi e poi possiamo assaggiarle. Ed eccole qui le nostre girelle, le nostre cinnamon rolls, velocissime, rapidissime, ma super buone, sono pronte. Assaggiamo! Spettacolari! Sarà che io adoro la cannella, adoro questo tipo di dolce, ma queste sono la soluzione perfetta se non avete tempo per la lievitazione delle tradizionali cinnamon rolls. Provateli anche voi per questa festa di Natale e sono sicura che le replicherete ancora durante l'anno. E se vi è piaciuta questa ricetta, lasciatemi sempre un like ed un commento, iscrivetevi al mio canale YouTube ed attivate la campanella se non l'avete ancora fatto. Verrete aggiornati ogni volta che pubblico una nuova video ricetta. Vi do appuntamento alla prossima, nel frattempo buona preparazione di cinnamon rolls, velocissime, furbissime a tutti e alla prossima, ciao!